Fazio, direttamente dal suo studio di Milano. Ciao Francesca, buonasera a tutti, grazie. Che quello è meglio di me, ho dato il massimo, insomma, più di quello non si può fare. No, non è vero, però ci piace. No, sì, guarda, cantare così. è difficilissimo, quindi, no, però ero con mio figlio e quindi si fa tutto. Ma tu hai fatto tutto, Fazio, tu fai tutto, caro Fabio Agostino Francesco Fazio. Sì, tu... sì. Ho fatto tutto, infatti è l'ora di finire, hai ragione, è l'ora di smetterla. Ci mancherebbe altro. Ci penso spesso, sai, si è cominciato a fare televisione quando avevo nemmeno compiuto 19 anni, la prima mia trasmissione era con Raffaella Carrà, fu Pronto Raffaella il 10 ottobre del 1983, che incredibilmente è l'unica data che mi ricordo nella mia vita, e non mi ricordo niente, questo è un altro segno per il quale dovrei smettere, e insomma, quindi sono passati 38 anni, quindi ero un bambino e adesso sono con la barba bianca, il nonno di Heidi, e quindi 38 anni trascorsi in televisione. Ho trascorso più tempo in televisione, diciamo la televisione con me, ho passato più tempo con la televisione di quanto la televisione ne avesse svolto prima che io cominciassi a farla, quindi voglio dire, praticamente faccio parte del mobilio, Rai, l'arredo. Ci mancherebbe altro, Fazio, noi siamo innamorati del tuo modo di fare televisione e ne abbiamo di cose da ricordarti, perché va bene, intanto sì, ricordiamo il pubblico. Guarda, dimmi. Non mi ricordo niente. Quindi non sarà difficile, perché devo aggiungere, ma non in senso così snobistico, ma tutt'altro, ma per fortuna non mi ricordo niente, poi ti dico anche perché se vuoi. Naturalmente, ma prima voglio invece ricordare alcune delle grandi interviste che tu hai realizzato soprattutto in quest'ultimo periodo, perché non solo ci hanno tenuto compagnia ma ci hanno anche insegnato qualcosa. Riesci sempre a unire al divertimento, al sorriso, anche delle profonde riflessioni. Perciò Fabio Fazio e alcuni momenti delle grandi interviste di Che Tempo Che Fa degli ultimi mesi. Grazie. Io questa sabato sera lo passo così, vado a casa col magone per colpa del mio figlioccio, perché questo lo sapete tutti oramai, Se le dovesse servire, io mi pago il viaggio da solo, vengo io, non c'è nessuna spesa per la produzione, vengo io, mi fa fare il morto. Ma mi commuovevo anch'io, qui finisce male, adesso qui non facciamo che... No, ma siamo... sono lacrime di gioia, Volevo chiederti, non è che mi dai il numero così quando non mi sento bene ti telefono e mi dici come sto? Volevo sapere se la copertina... corrisponde alla realtà, perché è un libro di Taschen che ti riguarda, ecco. Allora Fabio, in realtà c'erano anche alcune interviste di qualche tempo fa, ma noi non abbiamo i diritti per alcune interviste meravigliose e speciali che tu hai realizzato, no? Per Come esempio, non avete i diritti? Neanche noi allora, perché sì, saranno gli ospiti che non le concedono, no, nel senso che non è che ne sì, sono esatto, io, magari funziona così, no, non dipende, sì, per carità, non dipende certamente da te. No, se tutto è possibile, ma diciamo, sino a questo punto non credo. Ma come si fa a intervistare Barack Obama? Come si fa? È un lavoro lungo, nel senso che noi diciamo, siamo tenaci, diciamo così, ecco, sì, in televisione si deve dire così, siamo tenaci, quindi la persecuzione dura un bel po' di tempo. Poi sai, il programma piano piano negli anni, questa è la sua 19ª edizione, conquista anche una sua consistenza, si aggiungono sempre delle storie, delle interviste, per cui insomma, portiamo delle prove a nostro favore, la nostra Monica Tellini è bravissima nel non demordere, insomma, il programma da una parte, la tenacia dall'altra, ecco, ogni tanto ci si riesce. E poi l'ingrediente fondamentale è l'incoscienza.
Cioè, nel senso che se uno ci pensa e non lo fa, invece non ci devi pensare, allora può anche funzionare. Di lui che cosa ti ha colpito di più? La simpatia, la disponibilità, non so. Di Obama dici? Sì. Beh, il presidente, devo dire, intanto mi ha colpito da una parte la cordialità e dall'altro il fatto che immediatamente, cioè è bastato un secondo e mezzo per entrare in sintonia, cioè vuol dire che c'è una gigantesca sensibilità e abitudine anche all'esposizione, insomma, a questo tipo di lavoro, qual è quello appunto per raccontarsi ai media, e probabilmente anche accolto che insomma comunque ci eravamo preparati, che insomma che era che avevamo fatto bene il nostro mestiere, che insomma avevamo cercato di costruire una situazione in cui tutti fossimo a proprio agio. Tornando invece alla grande Raffaella, no? Che ti ha tenuto a battesimo, come ricordavi anche tu, con il tuo debutto televisivo, sì. Lei ti ha definito il suo figlioccio. L'insegnamento forse mamma che ti ha lasciato mia. E che utilizzi ancora di più, no? Ancora con più volentieri mentre lavori. Guarda, Raffaella è una delle, insomma, una delle cose più, al di là dell'affetto che ti assicuro è autentico ed è vero, perché insomma quella fotografia che hai appena mostrato è il riassunto di tante cose della mia vita insomma in quel momento lì, ma insomma, non ha senso, non è brutto parlare di sé. Parliamo di lei invece, ecco, diciamo comunque da una parte la leggerezza, nel senso che anche nelle amarezze, nei momenti più difficili, lei comunque insomma non smetteva mai di ricordarmi che facciamo un mestiere privilegiato, bellissimo, pieno di occasioni, insomma che non bisogna viverla come una fatica, ma bisogna viverla come una grande opportunità. E poi che non è da poco, il nostro unico editore vero è il pubblico. E quindi devi essere onesto sempre, obbedire sempre a quella regola, cioè che ti stai rivolgendo a tante persone, al pubblico, che vengono prima di tutto il resto. Il prossimo personaggio televisivo che ha fatto nascere la televisione italiana e che tu hai conosciuto molto da vicino, lo voglio ricordare al pubblico tramite un filmato in cui tu parli di lui. Sì. Eccoci qua. Beh, volevo raccontarvi qualcosa che riguarda me e la televisione. E ho pensato di cominciare da questa sedia su cui c'è scritto Mike. Questa sedia è un suo regalo di Natale, uno degli ultimi suoi regali. E quando mi è arrivata l'ho trovata un po' stravagante come regalo, ma Mike era così, e se gli si fosse detto, infatti non gliel'ho detto, ma se gli si fosse detto ma come mai Mike hai pensato di regalare una sedia ai tuoi amici a Natale, lui avrebbe detto ma perché di solito a casa stai in piedi, eh? Vuoi forse diventare una giraffa? Mike, buongiorno. Che rapporto avevi con lui? Beh, bellissimo, lo penso spesso con molta nostalgia. Mike era, innanzitutto era la televisione, è stata proprio la televisione, per la mia generazione, e ti assicuro che quando ho rifatto Rischia Tutto qualche anno fa è stata un'emozione gigantesca. Mike era la televisione perché per bambini degli anni, io sono nato nel 64, insomma, quindi quando nel 72 arriva Rischia Tutto avevo 8 anni, insomma per i bambini di quella generazione di provincia, poi insomma Mike Buongiorno ti portava alla modernità, ti portava dentro il presente, dentro lo spettacolo. E quando l'ho visto la prima volta, ero un bambino perché venne nella mia città a Savona a fare un incontro in un teatro civico, anzi era un ex cinema a dir la verità, e andai a vederlo come si vanno a vedere i divi di Hollywood. Quando poi la vita mi ha dato l'opportunità di questo mestiere, di incontrarlo, e addirittura io sono stato suo inquilino per anni, perché ho abitato in un suo appartamento sotto di lui, quindi ero suo affittuario, quindi per anni abbiamo condiviso proprio la quotidianità.
Insomma, era tutto abbastanza incredibile. A me sembrava di vedere la televisione anche quando lui rientrava in casa e lo vedevo dal videocitofono. Cioè, era tutta una situazione abbastanza surreale. E lì, sai, c'era una tale, come dire, concentrazione di storia della televisione in quell'uomo, che era modernissimo, peraltro. Modernissimo, gli piacevano molto le cose più ardite, all'avanguardia. Quando nel mio Sanremo lui venne a fare il presidente di giuria nel 2000, nel secondo Sanremo, insomma, vinsero gli Avion Travel quell'anno, erano 22 anni fa, quindi insomma fece scelte coraggiose, i consigli che mi dava l'anno prima, insomma, devo dire, ci vuole un'ora per parlare di Mike, ed è inesauribile. Devo dirti che lo rivedo spesso nei momenti anche più privati, quando ci vedevamo con lui, con Daniela a casa mia, con mia moglie, piuttosto che nelle occasioni invece di lavoro. Ma insomma, ho tantissimi bei ricordi preziosi che ecco, mi dicono che sono davvero fortunato. Fabio, tu hai però seguito un po' l'insegnamento di Mike, perché tu la televisione hai contribuito a cambiarla facendo anche delle cose assolutamente innovative. Pensiamo per esempio alla formula magica di quelli che è il calcio. Allora, come si fa a convincere un direttore di rete a farti fare un programma con 20 collegamenti da 20 stati diversi, con 40 persone che fanno gli inviati? Ed era una cosa che non esisteva e che non esiste più. No, ma è stata veramente una magia quella cosa, quella roba, sai, lì. Quell'esperienza rimane per me la più importante, probabilmente, della mia carriera, una delle più importanti, insomma, probabilmente insieme ad Anima Mia, diciamo, a uno speciale Falcone Borsellino di qualche anno fa. Ma insomma, in realtà sono tante le cose che ho fatto di cui sono contento. Però quelli che calcio intanto si deve all'intuizione di Marino Bartoletti e Bruno Voglino, che è storico, diciamo, storica anima della RAI, che ha deciso di chiamarmi per questo programma, che poi fu costruito. Io mi ricordo che allora frequentavo la Festa di Cuore e chiudevamo tutte le serate con la canzone di Annacci, Quelli che, e quindi portai il titolo Quelli che il calcio, sulla memoria storica proprio di quello che era la domenica di Cocchi e Renato, la storia poi ancora dell'altra domenica, insomma l'idea di essere complementari alla domenica pomeriggio tradizionale. E allora facemmo un programma folle, perché effettivamente parlavamo di calcio non vedendo le partite, ma vedendole specchiate negli occhi degli spettatori che andavano allo stadio. I collegamenti in realtà erano 8 che costruivano il nostro pomeriggio. In una condizione evidentemente... esagero, ma in realtà solo per dare la dimensione di quello che era il campionato allora, no? Perché c'erano tutte Partite modo per contemporanee. Raccontare... Certo. Era un modo per raccontare la domenica pomeriggio e l'Italia della domenica pomeriggio attraverso il calcio. Il calcio era un mezzo, era una narrazione, un filo narrativo che consentiva di aggiungere altre storie con altri protagonisti. E, insomma, diciamo che io ogni tanto dico ancora, quando esco, dico vabbè, vado a fare quelli che... Scusa, che tempo che fa? Ogni tanto, cioè, è rimasta nella memoria. Anima Mia, l'hai ricordato tu, Rischia Tutto, eccetera. Tante operazioni riuscite, le tue, anche hai avuto molto coraggio anche nel portare uno stile sempre nuovo. E tra l'altro non hai mai chinato una testa, nel senso, una delle cose che mi colpisce molto del tuo modo di fare televisione è che quando sei convinto, tu sei convinto. Per esempio Burioni, parliamo del caso Burioni, no? Sì. Nonostante quest'aria anche molto ostile che c'è intorno a noi, nonostante la voce importante, alle volte molto spesso offensiva e aggressiva, dei Novax, nonostante anche questo periodo storico che attraverso il web alimenta l'odio, eccetera, tu con questa scelta sei andato avanti e con molta coerenza e con molta costanza. Anche questa è una scommessa vinta. Chi può e deve parlare nel tuo programma? Chi no? No, ma possono e devono parlare tutti, ci mancherebbe altro, ma ci sono temi sui quali non ha lo stesso peso e lo stesso valore una affermazione o un'altra. Cioè, non è un'opinione dire ci mettono i chip quando fanno il vaccino. Quella non è un'opinione, quella è una follia. E dare spazio alla follia è come dare spazio ai negazionisti.
insomma, ci sono delle cose che non sono sindacabili. Siccome sulla scienza, sulle evidenze scientifiche si gioca la salute delle persone, non si può, secondo me, in nessun modo incrementare o in qualche modo accreditare la possibilità di pensare che abbiano lo stesso valore, la stessa valenza, affermazioni che, ripeto, non sono opinioni, sono nel migliore dei casi disinformazione, disinformazione che però poi, sai, riempie le terapie intensive e quando riempie una terapia intensiva c'è qualcuno che rimane fuori. Io non credo che sia più ammissibile che ci siano persone che rinunciano agli screening oncologici, che rimandino operazioni importanti perché c'è qualcun altro che ha deciso di non vaccinare, ha deciso di non vaccinarsi e gli porta via il posto. Cioè, noi viviamo in un paese dove le cure sono un diritto per tutti. Ora, il paradosso è che il diritto vada prima a coloro che non si vogliono vaccinare e non vada a coloro che ne hanno bisogno. Mi sembra francamente inaccettabile. Quindi dare voce a costoro proprio no. Torniamo a te. Spalla comica, sì, perfetta, imitatore, autore televisivo, conduttore, direttore vecchio, artistico, quattro Sanremo, vecchio. Hai portato sul palco di Sanremo Mikhail Gorbaciov, il premio Nobel della medicina d'Ulbecco. Hai scoperto tu Samantha Cristoforetti come personaggio anche televisivo? No, 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 ci mancherebbe altro. No. Io l'ho soltanto stalkerata. No, non l'ho scoperto. No. Non ho scoperto nessuno. No. No, tante, è vero, sai, chi della mia generazione la televisione era in qualche modo l'unico, era l'unico linguaggio che ti portava fuori casa. Allora, avendolo frequentato, conosciuto, ho passato tanto tempo davanti alla televisione, che non depone a mio favore, però chiaramente allora quando poi ti capita di farla, la voglia di destrutturare, di inventare, certo, un linguaggio diverso, di non fare quello che si è sempre fatto, mi ha sempre accompagnato e spero di, insomma, fammi ricordare che questa... però Meryl Streep, fammi ricordare Quentin Tarantino, Woody Allen, no? Cioè, Javier Bardem, qui, sì. Eppure, nonostante tutta la tua storia, quasi 40 anni di carriera, sei anche fra i conduttori, presentatori, eccetera, eccetera, più bullizzati di sempre. Per esempio, guarda questo filmato. Sì. Ho preparato anch'io l'elenco di tutte le cose che io ti ho detto in questi anni. No, dai, su, gli insulti, ma anche tu. L'elenco degli insulti con cui in questi anni ho apostrofato il mio collega qui presente. Ma no, dai, non fa ridere, è una cosa di cui dovresti vergognarti. Balengo, Badola, Pisquano, Piccione, Pirla, Babbano, Babbione, Bifolco. Scaccia Iolande. Ma non è vero, voi ridete, non è vero. Filtro Fiore Bonomelli. Io sto al gioco, per farle un favore. Zona devalterizzata. Pipino il Breve, Gormite, Osso Mastrosso e Bagarozzo. Bosone, Agonia. Va bene, sì. Ecco. Un'espiazione. Sai, Luciana, purtroppo, lo dico, è una veramente delle cinque persone del mondo dello spettacolo che posso definire amiche, a prescindere dal lavoro, lo rimarremo a prescindere sempre. In più ho la colpa di aver condotto la serata nella quale lei incominciò, perché lei fece un concorso, credo nel 40 avanti Cristo, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma insomma siamo in un'era, in un'altra era geologica, in cui lei fece, ad Aosta eravamo, si chiamava Bravo Grazie quel concorso, ci chiamarono e io presentavo la serata peraltro con Bruno Gambarotta e Moana Pozzi e Luciana era un per giovani comici, insomma Luciana, io ero lì naturalmente per Luciana e quando si esibì, insomma, non ci fu dubbio del suo talento, vinse la serata e mi ricordo che le dissi: però ti sconsiglio di fare questo mestiere perché è molto rischioso. Quindi ci ho preso subito, vedi, e per fortuna non mi ha dato retta. Fazio, spalla comica,
Lo vediamo anche in questo prossimo filmato che ci propone un momento che per fortuna, come consuetudine, probabilmente accadrà anche questa sera, e poi ci riporta anche ad un altro momento invece dove la grande Anna Marchesini sapeva farci sorridere anche con poco. Una tua grande amica peraltro, Fabio. Vediamo il filmato. Sì. 3 novembre, San Benavello. Ma non esiste San Auguri Benavello. A tutte le Benavelle e ma Benavelli. Chi è? Si chiama Benavello. San Benavello è il santo protettore in generale. Protettore, protegge tutti, protegge tutti. La nostra telespettatrice, un'anziana signora calabrese, Angelina Martoglio, di 86 anni, che festeggia 100 anni. Ma se ne ha 86! 100 anni! Che onore! Buonasera! Buonasera, che onore, venga! Che onore, quale onore! Un'aiuola! Ma... Per la gira nazionale e internazionale non mi ha questo. Ha scotennato tutto il palcoscenico. Grazie. Albano! Ah. L'hai trafitta. Ma ci sta bene. Trafitta con un garofano. Uno scalpo va dato. Sì. Quanto è focoso sto pugliese! Quanto sei focoso! Quanto è brava Anna, quanto era brava Anna. E sai, per arrivare a quella leggerezza ci vuole tanto, bisogna avere tante cose dentro di sé. Lei riusciva, era una persona di forza d'animo, di intensità, di ricchezza d'animo straordinarie, e quando si è così poi si riesce anche a essere leggeri, meravigliosi, come è stata persino in un imprevisto come quello accaduto, di cui naturalmente non mi ricordavo, però... è una prova evidente del suo naturale talento, che ripeto però arriva da una grandissima da una grandissima donna, cioè da qualcosa che hai dentro, ecco, se sei davvero qualcosa di importante, poi riesci a tradurre questa tua intensità anche nei momenti più lievi. Fabio, ma dimmi, perché non ti ricordi le cose? Perché non mi sono mai rivisto nella mia vita in televisione. Io non ho mai rivisto, diciamo, se non per motivi di lavoro, quando torna un ospite, allora magari mi dimentico quello che ho detto la volta prima riguardo l'intervista. Io non mi sono mai rivisto in televisione. E quindi non ho memoria se non delle cose fatte, ma non perché le ho riviste. Anche perché onestamente già averle fatte è tanto tempo che uno trascorre, pure rivederle vuol dire che poi, come i giapponesi, cioè i giapponesi sai che fanno un viaggio solo nella vita, poi passano tutto il resto della vita a rivedere le fotografie del primo viaggio perché non hanno tempo per farne un secondo. Allora se uno facesse così della TV, visto che la faccio da quasi 40 anni, vorrebbe dire che la prossima volta ci vediamo a 97, insomma, che non è detto. Ascolta, ecco, Fabio, quindi non mi sono mai rivisto e quindi non mi ricordo niente. Ma anche perché insomma sono passati veramente le eccellenze nel tuo studio televisivo, nei tuoi vari studi televisivi, nei tuoi vari programmi, anche ricordarsi di tutti è difficile, ma che quella volta che Michael Jackson ti consegnò il telegatto, te la ricordi quella? Sì. Allora, se devo dirti la verità, vanno dette due cose. La prima è che me l'hanno ricordata, perché non me la ricordavo. Ma la poi. Seconda che non me l'ha consegnato, anzi io mi ricordo che ho detto poi sul palco, ma posso dire di aver conosciuto Michael Jackson, perché non mi ha rivolto proprio la parola, nel senso che ha salutato tutti gli altri e non me. Quindi sì, è andata così, però non è andata male, io ero vicino a Pavarotti, a Baglioni, insomma, quindi voglio dire, stavo in buona compagnia. E mi ricordo che però io dissi, uscendo, ma posso dire di averlo conosciuto? Non credo, secondo me non vale. Non vale, allora non la consideriamo quella, ma dimmi la verità, l'hai già prenotata, no, l'intervista con il prossimo Presidente della Repubblica? Certo, sì. Li ho chiamati tutti, anche gli improbabili, e quindi... <sì. ride> Chi vorresti che fosse? No, vorrei che fosse, insomma è una risposta che non mi compete, ma diciamo che vorrei che fosse una persona di cui andare orgogliosi tutti. In questi giorni abbiamo associato anche negli articoli che sono usciti recentemente, nelle ultime ore,
la figura del Presidente del Consiglio europeo, che è venuta a mancare pochi giorni fa, David Sassoli, alla figura istituzionale di riferimento da tener presente come modello perché una persona simile possa sedere al Colle. A proposito di David Sassoli, voglio riproporti un momento dell'intervista che tu gli hai fatto, mi pare nel 2019, proprio appena insediato al Parlamento europeo. Sì, piacere. Pensi in Francia Ristor du Cœur piuttosto che la Croce Rossa, in Italia la Caritas piuttosto che Sant'Egidio, il Banco Alimentare, si danno da fare tutti i giorni e sono 15 milioni le persone a cui viene dato un pasto tutti i giorni. Se tu tagli quel fondo o addirittura lo dimezzi, ma che Europa avremo e che Europa potremmo dire di avere? E allora questa è una battaglia che io penso che il Parlamento europeo, ma insieme a voi, insieme all'opinione pubblica, la politica può fare un sacco di cose, ma non lo può fare se non ci sono i cittadini, deve essere una battaglia di civiltà. Sassoli, mi sento di dire due cose, guarda, la prima è che quello che ha costruito, la sintesi di quello che ha costruito l'abbiamo potuta tutti vedere nelle parole dei suoi figli e di sua moglie, cioè diciamo che il capolavoro, ecco, della sua vita evidentemente aver costruito quella famiglia e quei figli. Per quel che mi riguarda, David Sassoli era una delle rarissime persone che una volta raggiunto il ruolo lo esercitava, cioè non era la fine di un percorso, sono arrivato lì, sono a posto, ma il ruolo a lui serviva per esercitarlo e le sue parole corrispondevano ai suoi pensieri, cosa non scontata. E in più è un dettaglio, insomma, noi ci eravamo scritti prima di Natale per gli auguri, e insomma, lui avrebbe dovuto essere con noi questa sera nella riapertura del programma, perché insomma, aveva, la prima intervista l'aveva rilasciata a noi al momento dell'insediamento al Parlamento europeo, e quindi voleva concludere la sua presidenza nello stesso modo, quindi eravamo d'accordo di sentirci per questa puntata o quella successiva, e purtroppo non è possibile, insomma. Però devo dire che l'affetto di questi giorni da parte di tutti, insomma, l'ho trovato davvero un incoraggiamento importante per tutti quelli che pensano che ci si possa affermare anche senza essere aggressivi, senza essere, diciamo, avversari di qualunque idea, senza essere antagonisti a tutti i costi. Insomma, la sua inclusività, secondo me, è una dote di cui avremo molto, molto bisogno. Fabio, questa sera ricominci. Chi saranno i tuoi ospiti? Sì. Beh, questa sera, guarda, avremo intanto avremo con noi Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per parlare della famosa vicenda della Costa, perché come sai ricorrono i 10 anni. Parleremo poi con Massimo Giannini, con Teresa Stranzanini del Quirinale, avremo una importante incontro col ministro Bianchi per parlare della scuola e una pagina sul Covid eccellente, perché con noi saranno, oltre al professor Burioni, il professor Locatelli e il dottor Anthony Fauci. Quindi diciamo affronteremo questa vicenda Omicron, speriamo a 360 gradi. Poi avremo Ficarre Picone, avremo Elio Germano, la nostra Lucianina Litizzetto, Nino Frassica torna al Mago Forest, insomma tantissimi, Ale Franz, insomma tantissimi
personaggi che solo a dirli non so come farò a rimanere sveglio sino a quell'ora, però ci proverò. Appuntamento questa sera con Che Tempo Che Fa. Grazie Fabio Fazio. Grazie Francesco, grazie a te e a tutti voi. Bella chiacchierata, grazie davvero. Grazie.